Continua la nostra mobilitazione, la nostra crociata, potremmo dire, contro queste politiche del governo che stanno saccheggiando e degradando la scuola pubblica di questo paese. E in Sicilia, ancor di più, in una regione in cui viene assolutamente tartassata con tagli insopportabili sia per la scuola sia per quanto riguarda i livelli occupazionali. Noi esprimiamo, la FLC esprime una solidarietà ai lavoratori che in questo momento stanno combattendo, stanno conducendo una battaglia drammatica, promuovendo uno sciopero della fame, una forma esasperata di lotta che certamente non è una forma esasperata che deve caratterizzare altre lotte, perché la lotta va estesa, va allargato il movimento e va creato un consenso sempre più grande, sempre più massiccio attorno alle piattaforme, alle proposte di revocare, di modificare, di abbattere la legge 133 che è l'origine dei mali. Oggi il governatore Lombardo ha visitato i precari che stanno conducendo questa battaglia e siamo veramente esterrefatti nell'apprendere che il governatore ha scoperto solo oggi che il tempo pieno in questa regione è solo al 3%, a differenza di quanto avviene nelle regioni del nord. Siamo esterrefatti e stupiti del fatto che il presidente della regione non conosca le condizioni di una scuola, quella come quella siciliana, e che quindi forse non conduce adeguatamente una battaglia, una lotta in prima persona politica e personale per contrastare questo degrado che in qualche modo penalizza fortemente i lavoratori da un lato, ma anche gli studenti e le famiglie di questa regione. La FLC sostiene e promuoverà iniziative di mobilitazione ancora di più nelle prossime settimane, già a partire da domani, aderendo alla manifestazione che si svolgerà alle ore 17 a Piazza Politeama per celebrare metaforicamente i funerali della scuola pubblica siciliana. E ancora di più ha già programmato per le prossime giornate, per le prossime settimane, iniziative di informazione, di volantinaggio, il primo giorno di scuola in tutte le scuole della Sicilia, assemblee per informare, denunciare ancora di più quello che sta succedendo. Organizzeremo nei sabati del mese di settembre incontri e manifestazioni nelle piazze della Sicilia per informare i cittadini quello che accadrà e proporremo anche forme di sciopero articolato con cadenze anche quindicinali, anche di un'ora, per tenere alto l'attenzione sul tema della scuola. Siamo di fronte a un vero e proprio fenomeno di degrado sociale e culturale che in qualche modo investe la responsabilità non soltanto dei lavoratori della scuola, ma di tutti i cittadini. È bene che quello che stia accadendo diventi patrimonio della comunità, delle comunità locali e delle istituzioni, perché questo degrado, questa deriva si blocchi e si ripristini in questo paese la democrazia che passa dall'istruzione e soprattutto dall'istruzione pubblica. Ci vediamo più tardi. Tardi, abito sempre.